bentornati nel mio canale. Allora, nel video di oggi vi farò vedere le cosine che ho acquistato da Kik. Perché? Per chi ha visto il video precedente a questo, altrimenti ve lo lascio magari anche qua nelle schede. Sono stata appunto da Kik, quindi ho fatto anche qualche ripresina all'interno del negozio, principalmente per le decorazioni di primavera e di Pasqua. E quindi adesso vi faccio vedere le cosine che ho preso. Non ho preso tantissime cose, però insomma ho preso sia un po' dell'uno sia un po' dell'altro. E quindi bando alle ciance, iniziamo a vederle insieme, che ho qui il sacchettino, anzi ho anche lo scontrino, così se ci servono i prezzi abbiamo tutto. E cominciamo. Allora, la prima cosa che ho preso che mi è piaciuta tantissimo è questo vassoietto in legno, guardate quanto è carino, rosa pastello. Perché praticamente ci sono un sacco di decorazioni sui colori pastello, quindi verde pastello, rosa pastello, anche il giallo un po' pastello che mi piace un sacco. E questo qua veniva 3,99 euro. E mi piace un sacco perché lo trovo super carino, non solo per mettere momentaneamente magari qualche decorazione, ma anche da usare, insomma, poi successivamente, non lo so, per mettere le candele, insomma, lo trovo veramente super carino da riutilizzare, insomma, continuamente nel tempo. E quindi mi è piaciuto veramente un sacco. Poi ho preso, aspettate che qua, allora, a proposito, di decorazioni pastello. Ho preso questo uccellino tutto verde pastello, che è un verde anche un po' acceso. Peccato che è un pochino rovinato qua, come vedete, ma vi giuro non ce n'era uno integro, praticamente erano tutti comunque un pochino rovinati, e quindi ho detto vabbè, magari lo tengo da quest'altro lato in cui è un po' meno rovinato. Ed è super carina questa rondinellina, e c'era sia grande che piccola. Io ho preso la grande verde e la piccola rosa. Vi ho stupito, che l'ho presa anche verde. E la piccola rosa, così mi piacevano, insomma, da tenere vicine, mi sembrano carine, insomma, una grande e una piccolina. E anche questa, era, diciamo, quella messa un po' meglio, però comunque anche questa purtroppo ha qualche piccolo segnettino, però vabbè, ce lo facciamo andare bene. Allora, il prezzo, questa grande veniva 2,49 euro, mentre questa piccola qua non c'è il prezzo, mi sembra dovrebbe essere 1,99 euro. Se non vado errato, o 1,49 o 1,99, perché purtroppo anche nello scontrino c'è scritto solo accessori, quindi vatte la pesca quale intende tra tutti questi. Quindi o 1,99 o 1,49, comunque sono troppo troppo carine. Peraltro, volendo, sono carine anche da mettere proprio su questo vassoio. Adesso non lo so, come le metterò, anche perché ho pensato, siccome ho anche le decorazioni degli altri anni, quindi ho pensato magari anche di metterci qualche coniglietto di quelli che avevo io, insomma, adesso la vedo meglio, però guardate quanto stanno carine insieme queste, mi piacciono un sacco. Sì, poi ve le ho messe al contrario, vabbè, le ho messe rivolte verso di me, però sono troppo carine. E quindi niente, insomma, l'insieme mi piaceva un sacco. Poi ho preso questa pecorella, guardate quanto è carina! Mi sapeva troppo simpatica il musino, è praticamente fatta tutta di ceramica, di coccio. E a parte qua che è tutta morbidosa, c'ha questa lanetta tutta super morbidosa, ma mi sembrava troppo simpatica, cioè guardate che carina! Con questa faccina qua. E questa veniva 1,99 euro. E niente, mi sapeva un sacco carina, anche perché comunque è diversa dalle altre pecorelle che ho. E siccome ho preso quest'altra cosa qui, ho preso questo cestino super super carino, guardate quanto è bellino, con scritto Happy Easter, sempre con questi colori super pastello. Io adoro un sacco, quindi questo verde con tutti quelle decorazioni rose, i coniglietti, insomma mi piaceva un sacco. Tra l'altro la decorazione è tutto intorno alla scatola, e è in carta. E l'ho pensata carina da metterci appunto qualche decorazione di quelle pasquali. Questo veniva 1,79 euro. E ci ho preso anche questa qui da metterci dentro, questa specie di paglietta finta, che questa invece veniva 1,79 euro, ed è tutta questa appunto paglietta finta che io voglio andare a mettere dentro e poi aggiungerci sopra qualche decorazione, magari anche tipo questa pecorella con un coniglietto di quelli che ho, o insomma poi vediamo un attimino. E altra cosa che ci vorrei aggiungere è questa che ho preso, queste ovettine, guardate che carine, queste venivano 1,49 euro.
e sono tutte gialle pastello. Sono tutte, aspettate che voglio aprirla, voglio vedere come sono. Guardate che carine. Sono semplici, ognuna poi è decorata diversa, che in realtà hanno i gancini per essere appese, però io ho pensato di metterle anche proprio, cioè sarebbe stato carino fare una sorta di mini alberellino con tutte le uova appese, e non è detto che magari non le uso in quel modo, magari quando vado nel bosco prendo un ramettino carino e potrei anche farci una cosa del genere, altrimenti l'avevo pensata appunto da mettere qui. Con quella pagliettina, qualche ovetto di questo, insomma, fare una cosina un po' pasquale. Adesso vediamo un po'. Comunque mi era piaciuto un sacco questo cestino, è troppo carino. Veramente bello, bello. E per terminare, l'ultimissima cosa è questa. Questo sacchetto di cioccolatini. Che questi invece non so il prezzo, purtroppo, non c'è scritto. L'ho presi praticamente per una decorazione che avevo preso qualche anno fa da Lidl, che è un coniglietto porta cioccolatini, super super carino. E quindi ci ho preso questi ovetti di cioccolata, che sono appunto con tutti i colori pastello, che mi piacciono un sacco, e ovviamente sono buoni anche i cioccolatini, perché sono ovetti al latte. E quindi niente, li ho presi da mettere in quel coniglietto lì. Ovviamente, ecco, io ho preso solo queste cosine qua perché era giusto per prendere qualcosina, cioè non mi andava di riempirmi di cose, cioè non ho preso chissà che cosa, perché comunque sia sono decorazioni che durano adesso giusto un po' di tempo. Poi è vero che non le usa tutti gli anni, però insomma volevo prendere giusto qualcosina e non vedo l'ora di metterle appunto in giro per casa insieme alle altre che invece avevo già, e sentire un pochino di più questa atmosfera, sia primaverile sia appunto pasquale, e soprattutto anche questi per la primavera sono troppo carini. Tra l'altro io ho di qualche anno fa anche dei tulipani in legno presi alla Lidl, e quindi non lo so, insieme fanno proprio primavera, mi piace un sacco. Adesso poi vi farò vedere come magari come le sistemo, e ripeto, non vedo l'ora. E niente, questo è tutto quello che ho preso da Kik. Fatemi sapere giù nei commenti se vi sono piaciute queste cosine, se anche voi avete acquistato qualcosa come decorazione pasquale o primaverile, e se mai se avete qualche parte insomma dove segnalarmi, ditemi pure. E in realtà avevo visto delle cosine super carine, in realtà due cose precisamente da Tiger, tipo un uovo, tutta una decorazione fatta in porcellana credo, un uovo con un coniglietto che esce fuori, e c'era sia versione rosa che verde, ma veramente super carini, solo che Tiger ce l'ho veramente molto lontano e quindi niente. Ah, e oltretutto ero andata per altre cose, per altre decorazioni che avevo visto sul sito, sulla pagina Instagram di Kik, che mi era piaciuto un sacco, ma oramai è troppo tardi, quindi non le ho viste più. Ed erano proprio decorazioni con questi colori pastello, c'era una scritta super carina, welcome, con questi colori appunto pastello, e insomma c'erano tante cosine, ma purtroppo sono arrivata troppo tardi, dovevo svegliarmi prima perché Pasqua ormai eccola, e quindi niente, quelle da mo' che ci sono le avevo viste tanto, sarà tipo un mese e mezzo fa che le avevo viste sulla pagina, e quindi ormai vatte la pesca Sara, svegliati un po' prima, vabbè non importa. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia. Vi aspetto al prossimo e vi mando un bacione. Ciao!